Un buongiorno e benvenuti. Oggi trattiamo un tema, un approfondimento che arriva da un articolo che è comparso sull'Economia del Corriere della Sera, esattamente il 12 di novembre, il cui titolo ci ha talmente coinvolto ed interessato che abbiamo deciso di creare l'approfondimento sui temi di formazione e lavoro proprio partendo da questo pillar, da questo articolo. Il titolo è Capitale umano, liberarlo vale 10.000 miliardi. Una cifra astronomica. Per approfondire il tema, Maurizio Laganà, ci aiuterà o ci illustrerà e converseremo su questo tema, per cui buongiorno Maurizio e grazie di essere qua oggi. Buongiorno a tutti e grazie Stefano dell'opportunità. Perfetto, io direi che possiamo partire da alcuni spunti che abbiamo trovato all'interno dell'articolo, su cui poi articolare il ragionamento insieme. Sì, appunto la nostra curiosità ci viene proprio dal titolo, no? Come spesso avviene quando leggiamo i nostri quotidiani, gli inserti. Il titolo è Capitale umano, liberarlo vale 10 miliardi. Di cosa parla questo articolo della giornalista Maria Teresa Cometto? Parla di come in realtà fare in modo, questo da un'intervista, poi diremo e sveleremo chi è l'intervistato. Come oggi, comunque, nonostante il periodo che stiamo vivendo e questa forte, chiamiamola, accelerazione verso il lavoro da remoto, lo smart working, continuiamo in Italia, ma in realtà nel mondo, a essere troppo burocratizzati. Mi è piaciuto molto questo articolo perché in questo articolo definisce il motivo per il quale è stata, negli anni che furono, è stata introdotta proprio la burocrazia. La burocrazia è stata introdotta in maniera banalmente da chi aveva maggiori poteri per controllare o comunque definire delle linee per chi purtroppo in quel determinato momento non era così evoluto dal punto di vista della cultura, dal punto di vista della conoscenza di determinate materie. Oggi a che punto siamo? Siamo in un punto molto diverso, Stefano. Oggi noi non siamo più, scusate il termine, ignoranti, cioè non conosciamo. Oggi ciascuno di noi può veramente introdursi all'interno di un determinato mondo e approfondirlo cercando di diventare, non dico un esperto, ma comunque un profondo conoscitore di una determinata tematica, anche perché no, con il fai da te, con quello che oggi gli strumenti ci permettono, e che diciamo anche io personalmente non avevo durante neanche il periodo universitario, così come hanno oggi i nostri giovani. Quindi oggi probabilmente allora a questo punto questa burocrazia potrebbe non avere senso. È appunto da qui che nasce appunto questo spunto che è strettamente di questa, della giornalista appunto dell'inserto dell'Economia del Corriere della Sera che fa riferimento al libro. Ad un libro che è un libro di scusa solo un attimo, il libro che si chiama Humanocracy, che è il libro di Gary Hamel, cioè un libro nel quale lui identifica quanto è importante oggi all'interno delle organizzazioni aziendali fare in modo che ci sia sempre di più un aspetto che possa liberare. Proprio utilizza questo termine, liberare i dipendenti, i collaboratori di una determinata azienda dalla burocrazia. Come si liberano i dipendenti dalla burocrazia? Probabilmente dandogli maggiori opportunità di mettersi in gioco con nuove idee, con nuove opportunità che sono strettamente legate a quello che loro pensano di poter fare per il bene di quella determinata impresa. Quindi ci sono diversi esempi che vengono presi in considerazione. Ti interrompo un attimo. Allora, tu prima parlavi di burocrazia, ma quando noi pensiamo alla burocrazia la vediamo sempre un po' come un elemento che è legato alle istituzioni, no? Alla politica, alla burocrazia esterna alle organizzazioni. Perché le organizzazioni sono diventate burocratizzate o burocratiche? Allora, oggi probabilmente hai fatto bene a identificare a fare questo piccolo appunto. La burocrazia non è soltanto di apparato statale, no? Ma la burocrazia oggi è all'interno anche delle aziende. Poi forse cambia la parola, no? Viene utilizzata la parola policy, linee guida, no? Campo di gioco, quando alcune volte si è più. Però continua ad esserci. Oggi esiste.
secondo me, Stefano, permettimi di dire che dipende dal leader se è più o meno illuminato. Secondo me un leader più illuminato è un leader che ha al proprio interno meno burocrazia all'interno della propria organizzazione. Un leader che vuole un po' le cose sotto controllo e vuole comunque mantenere troppo il controllo rispetto a quello che è il processo, ad esempio, inserisce più attività burocratiche. Esempio, a me è piaciuto molto l'esempio che viene citato all'interno di questo libro e anche nell'intervista dell'inserto di cui parlavamo, che è quello di AWS, cioè ovviamente il servizio che tutti noi conosciamo di Amazon. È un servizio, pensate, questo mi ha incuriosito tantissimo, che è un servizio che in realtà è stato generato dai dipendenti di Amazon, ma per gestire una problematica interna. Poi si è vista, e loro avevano avuto la libertà di poter utilizzare e di poter raggiungere un determinato obiettivo, non con i mezzi soltanto che venivano dati dall'azienda stessa, ma anche grazie a un processo di ricerca e di autonomia che loro potevano mettere in atto. Loro hanno fatto questo service, e questo service oggi sta diventando un service sul mercato che viene considerato il service di Amazon più redditizio di tutti i servizi che Amazon stessa ha. Da questo punto di vista ti interrompo nuovamente. Allora, l'italiano ha una caratteristica, ok? Che è quello di essere comunque creativo, è una delle caratteristiche che hanno gli italiani. E per cui mi chiedo, è un problema per cui per l'italiano essere all'interno di un sistema libero o è un'opportunità? Cioè, liberare la creatività all'interno dell'organizzazione togliendo appunto la burocrazia, la gestione rigorosa, eccetera, eccetera, può generare delle opportunità o è un rischio all'interno proprio per le nostre caratteristiche? Io credo, guarda, conoscendo un po' il mondo del lavoro, conoscendo un po' il mondo anche dei candidati, no? Secondo me ieri era un rischio, oggi è un'opportunità, perché io sono una persona che comunque vuole guardare in prospettiva anche in maniera molto positiva. Io credo che i giovani di oggi, no, che sono abituati ai concetti di diventare degli start-upper prima dei youtuber, cioè di mettersi in gioco, di mettere in gioco le proprie caratteristiche personali, è un qualcosa che oggi li può agevolare in un'organizzazione che deburocratizza e dà l'opportunità di avere più libertà di azione all'interno dell'organizzazione aziendale. Oggi con i nostri nuovi candidati, con i nostri nuovi giovani, probabilmente avremo delle opportunità. È ovvio, Stefano, che nel momento in cui dai tutte queste libertà è ovvio che tu azienda richiedi anche il raggiungimento di determinati risultati, no? È anche un concetto che, se vuoi, possiamo, sai, oggi si parla di smart working, anche se in realtà non è proprio quello che noi stiamo vivendo più un lavoro da remoto. Noi abbiamo cambiato fondamentalmente il luogo di lavoro. Ieri alle mie spalle c'era probabilmente il poster della mia azienda per la quale lavoro, oggi c'è il mio soggiorno. Ma lo smart working è strettamente legato agli obiettivi che l'azienda mi dà e come li perseguo e poi i risultati che io ottengo. Allo stesso modo, se io deburocratizzo un'azienda e chiedo e do libertà di raggiungere un determinato obiettivo anche con altri mezzi che non siano soltanto quelli, tra virgolette, burocratizzati da policy, è ovvio che lì io devo avere a che fare con persone che hanno un grande senso di responsabilità e che sono, e questa è una delle soft skill più richieste al mondo del lavoro oggi, orientati al risultato. In Italia non parliamo spesso di soft skill come queste, ma ti assicuro che da alcuni studi che abbiamo fatto anche all'interno dell'azienda per la quale lavoro, che è Manpower Group, abbiamo visto come questa soft skill, cioè di avere a che fare con persone orientato al risultato, è una delle soft skill più richieste nel mondo del lavoro oggi. Probabilmente una soft skill molto più richiesta di alcune skill tecniche che probabilmente nel corso del tempo possono essere implementate, ma questa soft skill di avere persone che sono orientate a raggiungere un determinato obiettivo per sé e per l'azienda è difficile da reperire. Però, proprio quasi in conclusione, ti voglio dire che io sono molto molto positivo. Io credo che i giovani di oggi, grazie probabilmente al mondo che stanno vivendo, un mondo fatto di informazioni veloci, di possibilità di una conoscenza veloce, ampia, che possono ottenere,
questo concetto ce lo hanno insito, lo devono forse solo avere maggiore consapevolezza, lo devono probabilmente forse allenare. Anche qui qualcosa che probabilmente faremo nelle prossime, nei prossimi appuntamenti, mi piacerebbe parlare di come allenare le competenze trasversali. Si parla poco di allenamento delle competenze trasversali oggi. Allora Maurizio, prima ci accennavi di un'altra best practice cinese, dove appunto è un mercato molto controllato apparentemente, ma è una best practice molto particolare, per cui se partiamo da lì, poi magari ancora un paio di domande in chiusura per calare poi il tema sull'Italia, perché poi bisogna ovviamente questi esempi cercare di capire come poterli calare all'interno di un territorio che poi ha delle caratteristiche come il nostro. Sì, parlavo di Haier, no? L'azienda di produzione di elettrodomestici, la quale ha addirittura deciso di organizzare l'azienda che ha circa 50.000 dipendenti in 4 micro imprese. Cioè, questa è una cosa che in realtà sta avvenendo anche in altre piccole società, anche in società di servizi. 4.000 microimprese. Questo perché? Perché, secondo ovviamente degli studi, ma poi i risultati gli stanno anche dando ragione, facendo questo tipo di iniziativa si riesce molto a responsabilizzare il gruppo. C'è anche un'altra azienda, che è un'azienda di servizi, che addirittura mette in competizione queste micro team che si vengono a creare, come se fossero dei veri e propri competitor. Questo per sicuramente alzare l'asticella e fare in modo di sprigionare più energie positive, più idee, più innovazione. Appunto, parlare di innovazione oggi non significa soltanto essere davanti a una piattaforma come quella che oggi noi stiamo utilizzando, ma sicuramente avere nuove idee per gestire delle problematiche di risoluzione, problematiche anche diverse rispetto a quello che facevo precedentemente. Allora, una domanda un po' critica, no? Allora, in questa teoria di humanocracy si parla e si dice che ognuno deve essere in qualche modo CEO di se stesso, no? Che è un po' anche la cultura dell'essere imprenditore di se stessi, indipendentemente dal fatto che sia all'interno di una startup o sia uno startupper, ma anche se sia all'interno di un'organizzazione bisogna lavorare, pensare come se si è appunto dentro autoimprenditore. Allora, la mia domanda però è questa: come si può calare a terra su un sistema come il nostro, che è fatto da contratti con determinate logiche, da un impianto dove vince, permettimi, la burocrazia più che il risultato, l'obiettivo raggiunto, l'indipendenza, eccetera, eccetera. Come questo può trovare all'interno di un sistema che è così fatto, non possiamo scardinarlo in 448, è fatto così, come possiamo trovare un campo di applicazione cercando di eliminare la burocrazia, responsabilizzazione delle persone, dare valore alle persone che hanno raggiunto determinati risultati che non siano i contratti collettivi di lavoro? Allora, questa è una bella domanda, no? Poi torniamo probabilmente in un medio-lungo periodo, no? A quello che dicevamo, che si diceva precedentemente, cioè il fatto di comunque considerare il mondo del lavoro e di porre in essere tutta una serie di iniziative volte a ripensare il nostro mondo del lavoro. Ma è una cosa che avrà bisogno di anni e di grandi menti illuminate pure per poterlo fare. Oggi io credo che questi esempi, no? Vedi l'esempio di Amazon, l'esempio di Haier, l'esempio della società polacca che si occupa di servizi nel settore della sanità, possono essere degli esempi che anche le piccole aziende possono decidere di applicare, a prescindere da contratti collettivi nazionali, a prescindere oggi dai confini che questi contratti, anche i contratti di collaborazione che abbiamo con i nostri dipendenti, i contratti di lavoro che abbiamo con i nostri dipendenti portano. Quindi secondo me quello che bisogna fare è trovare delle metodologie per poterlo fare. Poi alla fine dobbiamo sempre di più cercare imprenditori, ma anche noi dipendenti di aziende, poter avere l'opportunità di essere misurati. Io credo, Stefano, che questo è il tema, cioè io posso dare un valore a quello, è una nuova metodologia di attività, posso anche mettere dentro un manifesto aziendale dei migliori. Però poi in Italia noi abbiamo sempre questo piccolo problema, ma non solo nel mondo del lavoro: misuriamo le performance?
E con quali metodi? Perché se io riesco a misurare le performance, io do un incentivo che non a scanto di equivoci non è soltanto di natura economica, è anche un incentivo di crescita professionale, di responsabilità. Se io do questo incentivo, probabilmente riuscirò ad innescare un sistema, stavo utilizzando il termine virale, non lo uso, un sistema positivo, no? Che è quindi un volano assolutamente positivo. Allora, io ti farei ancora solo le ultime due domande velocissime. Allora, una domanda è, io credo che noi potremmo avere una grande opportunità se liberiamo la mente delle piccole e medie imprese, il tessuto italiano fatto da piccole e medie imprese, le start-up già lavorano in questa dimensione di non avere organizzazioni solide, rigide, eccetera. Io credo che questo passaggio possa essere fatto nelle piccole e medie imprese. La prima domanda, e ti faccio immediatamente la seconda, poi chiudo leggendo un pezzo dell'articolo che menzionavamo. E la seconda domanda è, qual è il percorso che faremo nei prossimi appuntamenti? Ok, rispondo alla tua prima domanda e lì introduco anche un discorso, che è quello di la tipologia di organizzazione che io decido di inserire all'interno del mio contesto aziendale. Oggi perché tu parli che le startup possono avere un terreno più fertile? Perché in realtà spesso utilizzano un'organizzazione di lavoro che è assolutamente orizzontale. Si lavora per project work, si lavora per un project leader che ha delle persone che comunque collaborano con lui per il raggiungimento di un determinato risultato. E quindi questo può avvenire e deve avvenire nelle piccole e medie imprese, un po' più complicato nelle grandi aziende, dove ancora oggi c'è un sistema piuttosto verticistico, quindi un'organizzazione più piramidale. È lì che trovo, è lì che devono essere innescati quegli esempi che abbiamo visto poi in quell'articolo, probabilmente di creazione di gruppi un po' più ristretti che lavorano appunto per project work e non perché il capo ha detto di fare una determinata cosa. Per quanto riguarda altri argomenti, io sono un appassionato di sport, Stefano, e vorrei anche portare... E anche praticante, vorrei anche portare alcuni esempi, alcuni approfondimenti strettamente legati a quello che oggi il mondo dello sport ci può dare come esempi e quindi come metafora anche all'interno del mondo del lavoro. Quindi questo un po' sarà un mio obiettivo, non voglio fare spoiler, ma c'ho in mente un qualcosa di molto interessante per le prossime settimane. Ottimo, allora come annunciavo io vorrei chiudere leggendo l'ultimo trafiletto di questo articolo, perché secondo me un bel mantra che ci possiamo portare dietro è: bisogna sconfiggere la burocrazia per liberare l'immaginazione umana, di cui c'è urgente bisogno per affrontare le grandi sfide che abbiamo di fronte. Io credo che questo possa essere un buon mantra che noi oggi ci portiamo a casa. Io a questo punto, Maurizio, ti ringrazio e diamo appuntamento al prossimo mercoledì con un altro approfondimento. Grazie, arrivederci.